ben ritrovati in studio per la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal nostro giornale La Nuova del Sud. In apertura c'è la cronaca giudiziaria, in particolare si parla della rimborsopoli alla provincia di Potenza, 15 assolti e 5 a processo. A giudizio il consigliere regionale Pace e 3 sindaci, con Di Leo anche i primi cittadini di Pignola, Venosa e San Fede. Prima udienza a settembre. Sotto l'apertura c'è l'intervento del segretario dei radicali lucani Maurizio Bolognetti, mozione Benedetto Bolognetti, inizia lo sciopero della fame. A Villa d'Agri possono stare tranquilli, ma Pittella ridisegna la sanità regionale. Il tavolo di ieri in regione per parlare del futuro dell'ospedale di Villa d'Agri. Nel taglio centrale rinnovi solo ai raccomandati politici, indotto Eni, la denuncia CGL su quanto starebbe accadendo in alcune aziende e spunto un'altra farsa, spesi fondi europei per formare 12 giovani ma se ne assumono altri. E poi si parla del referendum e bufera sulla campagna che ricorda gli insulti a Pittella. Matera 2019, il logo sarà scelto tra 450 proposte, dentro non ci sarà scritto Basilicata. E poi ancora la cronaca, rissa a Policoro con coltelli e tirapugni, arrestati 3 albanesi. Addio ai comuni sotto i 5.000 abitanti, la proposta dal basso delle frazioni castellane per salvare Filiano. La protesta a Bernalda, tagliati 200 pini, una cittadina si incatena agli ultimi 2, fermatevi. E poi lo sport, la vittoria non si può rinviare. In Lega Pro Matera lanciato verso i playoff, il Melfi deve svegliarsi in chiave salvezza. Futsal regionale in Serie C1, il Bernalda si prende il primato, in C2 fa festa il Potenza 1919. Oggi all'interno della Nuova del Sud troverete il progetto A su una pagina a cura della SD Asso Potenza. Calcio regionale, oggi 3 partite di recupero tra Eccellenza e Promozione. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata, anche qui in apertura si parla della rimborsopoli della provincia, solo in 5 a giudizio, 3 assolti e non luogo a procedere per 12. Il GUP Luigi Spina smonta le accuse per gran parte degli indagati. A processo vanno l'attuale consigliere regionale Aurelio Pace, i sindaci Gerardo Ferretti, Tommaso Gammone, Donato Sperduto e Giuseppe Di Leo. Poi la cronaca, violenza su 2 ragazzine, patteggiamenti e minacce, 2 casi, uno a Potenza, l'altro nella Basilicata Nord. A Policoro, maxi rissa davanti al bar, arrestati albanesi armati fino ai denti. Potenza, città risparmiosa, ma è solo un sintomo della crisi economica. La fotonotizia dedicata al Pertusillo inquinato, la Puglia indaga. E poi il caso Acqua Spa deve risarcire e assumere 6 lavoratori, avevano vinto il concorso per contratti a tempo indeterminato in Acqua Spa, ma hanno lavorato solo a progetto. Il giudice del lavoro accoglie il loro ricorso. A Lauria, fondi per l'editoria, un periodico dovrà restituire 281.000 euro. A Lago Negro, un centro pilota per la detenzione alternativa, è stato presentato ieri. A Potenza, così nasce il vecchio campetto di Verderuolo. A Bernalda, operaia forestale si incatena, quest'albero non si tocca, singolare protesta per difendere un pino secolare. Il referendum contro le trivelle, spot sessista sulle trivelle, la polemica diventa virale, la corazza prende le distanze dal messaggio. E poi concludiamo con il quotidiano del Sud. In apertura fanno i corsi ma assumono altri, le ditte dell'indotto Eni danno lavoro a 25 persone prese da un'altra lista, il caso dei 12 formati con fondi della regione.
Poi si parla ancora dei danni del maltempo, frana la pista pedonale, famiglia sgomberata a Castronuovo. L'inchiesta sulle spese allegre della provincia, rinviate a giudizio Pace e 3 sindaci del Potentino. Il processo fissato a settembre, sono stati prosciolti altri 13 politici con vari incarichi. Il referendum, trivelle sì o no, tutte le ragioni a un mese dal voto. E poi la polemica a Matera, ascensori nei Sassi, la denuncia arriva al Ministero. A Potenza cadde all'asilo la sentenza dopo 24 anni, per il risarcimento dovrà aspettare ancora perché il Comune è finito in dissesto. La lettera, Schettino dal carcere, la mafia contro di me solo fuffa. E abbiamo concluso l'informazione sulla Nuova TV, torna con il nostro TG delle 13.50, ora vi lascio alle previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi. Grazie per l'attenzione, buona giornata.